soprattutto Enel, ANAS e Ferrovie. E quindi in questo modo, da questa cabina di regia, avevamo in contemporanea tutte le informazioni che erano utili per la gestione dell'emergenza. So che per esempio dalle notizie che abbiamo, l'Enel ha fatto un grande lavoro. Sì, l'Enel ha fatto un grande lavoro perché in questa situazione, diciamo, i guasti erano ricorrenti perché la maggior parte dei guasti erano provocati dalla caduta degli alberi che tranciavano i cavi elettrici. Quindi ogni notte si registravano nuove cadute, ogni mattina incominciavamo con alcune migliaia di utenti senza energia elettrica e tranne alcuni casi in cui i guasti erano particolarmente complessi, nella maggioranza delle situazioni entro la serata venivano in qualche modo riparati. Senta, dalla parte delle forze militari, avete voi dovuto sollecitare o è stata spontanea l'adesione? No, in queste situazioni scatta un meccanismo di carattere nazionale, quindi noi tramite il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile possiamo chiedere il concorso delle forze armate. E come al solito, diciamo, la risposta c'è stata. Guardi, io le posso dare una testimonianza delle dimensioni, anche verso il mondo, di questo cataclisma che è capitato sulle Marche. Noi mettiamo Marche Domani in internet, quindi abbiamo riscontri di lettura in paesi tipo, che mi sono meravigliato io le prime volte che ho saputo, scatta un certo segnale, in Giappone qualcuno l'ha letto, in Germania e così. Abbiamo avuto in questa occasione una testimonianza del presidente, del rettore dell'Università di Mar del Plata, che ci ha mandato subito una notizia, una lettera di partecipazione, eccetera, che si augurava che questa tragedia fosse vinta. Cioè ha interessato tutto il mondo questa nostra tragedia marchigiana. Posso chiamarla tragedia Sì, la perché possiamo è chiamare stata così, anche se tale, no? fortunatamente, ecco, abbiamo, diciamo, registrato solo alcuni casi di problemi alle persone, però dal punto di vista climatico senz'altro. E le risposte sono tante, diciamo anche perché per esempio ha interessato beni del patrimonio storico-artistico, quindi mi dicevano che queste immagini dello sgombero dei tetti del Palazzo Ducale d'Urbino hanno veramente fatto il giro del mondo. Eh beh, anche per il fatto storico, culturale, eccetera. Ritorno un momento sul fatto del disgelo, perché so che molti sono preoccupati sui pericoli del disgelo, eccetera. È veramente un pericolo, possiamo in qualche modo prevenire i danni, eccetera, o no? Allora, io direi che intanto dobbiamo partire dal comportamento delle persone, quindi Ah, questo è interessante che lo sappiano. noi chiediamo a tutte le persone di fare molta attenzione, quindi di fare attenzione quando passano sotto i cornicioni, i tetti, perché nella fase del disgelo ci possono essere cadute di lastroni di neve e di ghiaccio, quindi in primo luogo questa è la regola principale, fare attenzione alle chiazze gelate che rimangono sul terreno, perché sono estremamente scivolose e poi dal punto di vista generale noi abbiamo diramato una circolare a tutti i comuni e a tutte le province dicendo di fare attenzione alle aree franose perché il ghiaccio può mettere in moto nel momento in cui Ah, cessa, può anche quello. mettere in moto anche qualche Non frana. bastano gli altri Non danni, bastano gli altri eh? Lei ha danni. detto appunto dello scivolamento. Pensi che ho letto un comunicato che un ospedale ha avuto 51 casi ortopedici, di gente che cadendo ha avuto Sì, la fratture, maggior eccetera. parte dei problemi è legato proprio a questo, cioè agli scivoloni e alle cadute. Senta, adesso. Ah, tra l'altro una notizia molto interessante che ho visto, che anche le ferrovie hanno partecipato mettendo in campo un treno, non sapevo che ci fosse un treno rompighiaccio, no? Sì, È stato utile? è stato utile, tra l'altro probabilmente diciamo l'area delle ferrovie è l'area in cui si è creato forse maggior disagio per i cittadini, però ecco, se devo essere sincero, diciamo gran parte come posso dire, dei disservizi che si sono verificati nelle Marche in realtà avevano origine in altre regioni, perché le nostre linee risentono molto dei treni che partono dal nord e vanno al sud e viceversa, e anche dei treni che partono dal Lazio e arrivano nelle Marche, quindi ritardi e soppressioni si sono avuti da
da quanto riferiscono puntualmente i colleghi delle ferrovie proprio per questi motivi. Secondo le notizie che lei, le industrie hanno ripreso a lavorare? Beh, stanno riprendendo con molta fatica perché ci sono stati grandi problemi legati ai trasporti e quindi in alcuni casi arrivano con difficoltà le materie prime e c'è difficoltà anche a consegnare i prodotti che sono stati confezionati, quindi è veramente una situazione di difficoltà generale. C'è qualche ente che possa dare una determinazione dei danni che ha provocato questo disastro? Beh, il censimento dei danni lo faremo noi come regione, però anche su questo bisogna essere molto precisi perché gran parte dei danni sono stimabili non nell'immediatezza ma a distanza di alcuni giorni. Comunque in questo momento, proprio su disposizione del Presidente Spacca, si stanno facendo le rilevazioni su queste tipologie di danni, attività produttive agricole, quindi tutto il comparto dell'agricoltura, beni del patrimonio storico-artistico e spese sostenute dalle amministrazioni locali per gli interventi di gestione del territorio, quindi queste sono le grandi aree. Poi un altro argomento su cui siamo impegnati, su cui sono impegnati gli uffici regionali, è anche quello delle tutele a favore dei lavoratori che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa per la neve e quindi anche quella è un'area di valutazione. Senta, ho visto alcune polemiche perché alcuni genitori si lamentano perché alcune scuole sono rimaste chiuse mentre altre aperte. Qual è il punto di vista dell'autorità della protezione civile? Cioè, un'eccessiva prudenza o giusta prudenza? Beh, intanto devo dire che questa competenza, quindi la decisione se rimanere aperti o chiusi, spetta ai sindaci. Quindi ogni sindaco nell'ambito del proprio territorio fa una valutazione. Le valutazioni che si fanno normalmente si riferiscono alla funzionalità dell'edificio, perché qualche volta si rompono gli impianti di riscaldamento e così via. E poi dopo la funzionalità complessiva del sistema, quindi se la viabilità è semplice, se i pulmini scuola bus funzionano. Noi riteniamo sempre che nei limiti del possibile favorire la riapertura delle scuole aiuta anche le famiglie a riprendere l'attività lavorativa, però il tutto ovviamente partendo proprio dalla sicurezza dei ragazzi che le frequentano. È chiaro. Senta, a Urbino, che mi sembra che sia la località forse più colpita, il 293 di neve è in una località vicino a Urbino, questi monumenti nazionali che sembrava, o sembra ancora, no, spero di no, in pericolo, no? Si stanno andando verso soluzioni positive delle cose o ancora c'è pericolo? Beh, il pericolo grosso, anche dove si sono verificati i crolli, fortunatamente quelli più consistenti solo in due strutture, sono legati dal peso della neve sui tetti, quindi esatto. Pensiamo che un metro cubo di neve se si consolida pesa oltre 400 kg, quindi questo fa capire qual è il peso del carico che incide sui tetti. L'operazione che è stata fatta grazie appunto ai vigili del fuoco, alla Guardia di Finanza che ha mandato un reparto specializzato e anche al soccorso alpino è stata proprio quella, in assoluta sicurezza, di rimuovere la neve dai tetti. Quindi con la rimozione della neve dai tetti il pericolo crollo è ovviamente scongiurato. Questo è importante perché c'erano degli edifici di grande valore storico, soprattutto, no? Una domanda finale, che cosa si può trarre da questa tragedia? Non so, spirito di collaborazione, eccessive pretese di aiuti, fedeltà delle organizzazioni, direi grande merito dei militari, dell'esercito, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, tutte queste cose che hanno lavorato molto bene, eccetera. Un pensiero globale. Ma il pensiero globale è quello che purtroppo, diciamo, ci stiamo accorgendo per una serie di motivi che il sistema di protezione civile deve essere sempre funzionante perché praticamente ci sono queste situazioni che sono nuove anche in qualche modo rispetto alla nostra cultura e al nostro territorio. Quel piccolo inciso me lo consente, poi c'è sempre quello che si lamenta perché c'è la neve davanti al pianerottolo, davanti al portone di casa, no? Potrebbe prendere una pala e pulire lui, ma scusi. Fortunatamente sono una minoranza, però esistono. Però anche questa categoria esiste, abbiamo avuto
avuto qualche problema, per esempio per automobilisti o persone che non hanno seguito le indicazioni che venivano puntualmente date, cioè quelle di evitare di muoversi se non per motivi di stretta necessità. L'insegnamento che possiamo trarre però è quello che più siamo preparati, più siamo mentalmente organizzati, diciamo, e meno questi eventi ci spaventano, insomma. In ogni caso, ecco, quello che posso dire è che, diciamo, c'è comunque una struttura complessiva dello Stato che fa capo a tutto il sistema, di cui le regioni fanno ampiamente parte, che cerca nei limiti del possibile anche di preparare le persone, come sta avvenendo in altri paesi, nel Giappone, negli Stati Uniti, affinché ognuno sia pronto, perché io devo sempre ricordare che i primi salvatori di noi siamo proprio noi stessi. E questo è importante, quindi anche i ragazzini delle scuole imparano questo adesso. E poi, non so se possiamo considerare positivo il fatto che siete sempre in allenamento, perché tra alluvioni, terremoti, eccetera, siete sempre al lavoro. Sì, devo anche dire la verità che, per esempio, nella nostra regione c'è una buona base di infrastrutture. E quindi questo favorisce la diminuzione dei rischi, cioè laddove gli impianti sono fatti bene, per esempio, sono pochi i guasti, allora noi saremmo molto contenti di essere disoccupati come operatori di protezione civile, quindi auspichiamo che la prevenzione costituisca in qualche modo la maggiore area di impegno per tutte le amministrazioni. In complesso, da quello che ho sentito, e i contatti sono stati molti, siete stati ampiamente applauditi, avete avuto un magnifico voto dai cittadini, siete stati bravi, bisogna dirlo. Io la ringrazio tanto e vorrei essere... No, noi ringraziamo lei con la sua organizzazione. No, io vorrei essere il semplice tramite, diciamo, per trasferire questa valutazione ai volontari, a tutti quelli che hanno contribuito. In genere, io sono una vita da sportivo, in genere quando una squadra va bene, i complimenti vanno all'allenatore, quando va male all'allenatore. Allora, siccome va bene la sua squadra in tutto il complesso, va bene, io mi permetto di trasmettere, data la massa di comunicazioni che ho avuto, i complimenti e i ringraziamenti in genere della gente. La ringrazio tanto e torno a dire, comunque, nel caso nostro l'allenatore può essere bravo, ma la squadra è determinante. Ma la squadra molte volte è fatta dall'allenatore, migliorata dall'allenatore. Intanto la ringrazio per aver trovato il tempo per venire da noi oggi, la ringrazio molto. Grazie ai cittadini, grazie agli ascoltatori e arrivederci la prossima settimana.